Il recupero dei ciottoli per sistemare la pavimentazione in RIS, l'adeguamento dei sottoservizi e dei collegamenti con le utenze e un nuovo impianto di illuminazione. Castiglione Chiavarese si ritrova con un centro storico rinnovato grazie ai lavori iniziati nel novembre 2022 e finanziati con 262.000 euro, di cui 200.000 a carico di Regione Liguria. Il taglio del nastro martedì sera in paese, presenti alcuni residenti, il parroco, il presidente della regione Liguria Toti e gli assessori Giampedrone e Scajola. Castiglione è un comune meraviglioso, un comune anche molto operativo perché è riuscito ad ottenere due finanziamenti importanti in un anno, dal 2021 al 2022, sempre sul bando Rigenerazione Urbana per riqualificare il proprio borgo, il centro storico, così come noi vogliamo fare. Infatti fino ad oggi sono circa 100 i comuni che abbiamo finanziato in tutta la Liguria, i cantieri che sono partiti. Nell'occasione si è parlato anche dei lavori in corso in località Casareggio per l'allargamento e la messa in sicurezza della strada comunale di collegamento tra la frazione e la strada statale 523. Iniziati a maggio, la fine è prevista per l'autunno. Interventi finanziati dalla Regione, così come quelli che inizieranno nella frazione di Missano, dove per circa 200.000 euro verranno rifatti pavimentazioni e sottoservizi del centro del borgo. Che anche la gente, la popolazione ci teneva tanto perché non era stato fatto ancora un intervento così per il centro storico e abbiamo appaltato ed è andato inizio i lavori e a settembre, adesso nei primi giorni, inizieranno, penso lunedì prossimo, a fare il lavoro. In arrivo anche un consistente finanziamento per il centro storico di Velva. E quindi siamo stati vincitori di 1.300.000, di cui 800 facciamo il centro storico, 300 la casa, l'ex casa, l'ex scuola di Castiglione, di Velva, dove mettiamo 4 appartamenti per chi avrà bisogno, e poi facciamo il campetto sportivo che c'è lassù, era un campo da tennis, facciamo un calcetto polivalente per tutti.